Buongiorno cari amici e bentrovati a un altro appuntamento di approfondimento di scrittori e filosofi cattolici. Oggi parliamo di Federico Sciacca. Buon ascolto a tutti. Prego Francesco. Buongiorno, parliamo di Michele Federico Sciacca. Brevissimamente, nasce a Giarre. Giarre è a metà strada fra Catania e, possiamo dire che a metà strada fra Catania e Taormina, nella zona, nella città metropolitana di Catania. È un paese abbastanza grande, oggi ha 26.000 abitanti. Si trasferisce però fin da giovane a Napoli e studia all'Università di Napoli. Lì si laurea in filosofia con un filosofo importante, all'epoca molto importante, Antonio Aliotta, e qui comincia anche, consegue la libera docenza, la sua carriera universitaria molto intensa, insegnando e spostandosi prima a Pavia, poi a Genova, filosofia teoretica, poi storia del pensiero europeo, e stabilendo fruttuosi rapporti con importanti pensatori dell'epoca, in particolare con Giovanni Gentile, col quale esisteva una sintonia, un'amicizia vera e propria, ecco. Per cui possiamo dire che Michele Federico Sciacca è uno degli allievi di Gentile che a un certo punto si sono staccati dall'idealismo per il senso di soffocamento di questo immanentismo radicale e si sono orientati in senso spiritualista, quasi tutti verso il cattolicesimo, per esempio Armando Carlini. Questi sono, come si può dire, la destra gentiliana, no? Dell'ex attualismo gentiliano. A sinistra troviamo altri importanti anch'essi, come Ugo Spirito, per il quale il corporativismo era praticamente una preparazione, un'anticamera del comunismo. E l'altro nome importante da fare nella formazione di Michele Federico Sciacca, oltre a quella di Gentile, col quale a un certo punto si interruppero i rapporti di tipo intellettuale, ma rimasero la stima, la simpatia, l'amicizia. L'altro nome importante è quello di Rosmini, sì, di Antonio Rosmini, perché lui fu molto colpito, influenzato dalla figura, dal pensiero di Antonio Rosmini, in quanto con Rosmini condivideva l'idea di attualizzare la metafisica, di cercare una via moderna alla metafisica, sto semplificando al massimo. E so bene che Antonio Rosmini, come dire, l'avrete anche intuito, insomma, mi sarà scappato detto, a mio modo di parere non rappresenta il massimo della ortodossia, quindi non è un autore che consiglierei a colpo sicuro a un credente, specialmente a un credente che è ancora un po' alla ricerca, che ha dei dubbi di fede, né sul piano filosofico, perché il suo essenzialismo mi pare soprattutto un ontologismo, cioè mi pare più che all'essere, sull'essere prevalga l'idea dell'essere, no? Quello che lui chiama il fondamento fondamentale, sia per certi atteggiamenti contestatori, e non mi riferisco solo alle cinque piaghe della Santa Chiesa, ma anche ad altre cose, in generale il suo cattolicesimo liberale. Lui, come il suo amico Manzoni, era un cattolico liberale. E oggi questa parola ha perso gran parte del suo impatto. A metà Ottocento, cattolico liberale voleva dire rivoluzione, voleva dire Repubblica Romana, voleva dire forse fine del papato, aveva una forte connotazione di rivolta e di contestazione nei confronti della Chiesa cattolica
e in generale della dottrina cattolica, sempre sulla vexata questio dell'aggiornamento, adattamento, fate un po' voi, con la cultura del mondo moderno. Ecco, Rosmini fu di quelli, santo uomo peraltro, grande sacerdote, anima nobile, persona coltissima, intelligentissima, tutto quello che volete, però a mio modesto parere fu uno di quelli che prese questo abbaglio, cioè credette, omnia munda mundis, che col mondo moderno fosse possibile, necessario, doveroso dialogare, creando un ponte, no, tra i cattolici, anche per superare quell'antonomia che già si stava delineando a livello politico per via del Risorgimento, di come si stava svolgendo il Risorgimento, in senso massonico savoiardo e anti-ecclesiastico, antipapale. Purtroppo si sarebbe rivelata una generosa illusione e avrebbe avuto anche delle conseguenze poco felici. Ad ogni modo, Michele Federico Sciacca ha avuto due importanti allievi, che sono Adelaide Raschini e Pierpaolo Ottonello. Mi propongo, se Dio vorrà, di parlare di entrambi nei prossimi video che faremo, che hanno portato avanti la sua opera. La sua filosofia si può definire filosofia dell'integralità, lui stesso l'ha definita così. E quanto a collocarla storicamente, lui storicamente le trova un posticino a parte, diciamo, non solo alla sua, ma anche quella di alcuni altri suoi contemporanei, che chiama neoclassica. Adesso spieghiamo in che senso. Allora, possiamo dire in linea generale, per fare un po' di chiarezza storica, che nel corso del XX secolo, parliamo soprattutto della prima metà, erano quattro le correnti principali in cui si articolava il pensiero cattolico. Innanzitutto il tomismo, o meglio il neotomismo, forte del pubblico riconoscimento ricevuto con l'enciclica Eterni Patris del 1879 da parte di Leone XIII, nella quale veniva raccomandato l'insegnamento del tomismo in tutti i seminari, definendolo la filosofia più idonea alla comprensione e diffusione del messaggio cristiano. Peraltro bisogna dire che queste quattro correnti sono spesso intrecciate fra di loro, quindi il neotomismo non è un gruppo chiuso a sé, sono neotomisti anche in parte, anche membri degli altri tre gruppi. Diciamo che il neotomismo in Italia è stato rivitalizzato già nell'Ottocento da due figure importanti, due precursori, Matteo Liberatore e Luigi Tapparelli d'Azeglio. Se avete la fortuna di procurarvi le loro opere, io l'ho avuta, è una meraviglia la loro lettura. Sono autori dell'Ottocento, si leggono con un godimento. Tra l'altro sono libri fatti così bene, no? Anche tipograficamente, così ben rilegati, così solidi, che non si direbbe che hanno 150 anni, sembrano pensati per l'oggi. In effetti sono di estrema attualità. In Francia, Reginald Garrigou Lagrange, nonché Antonin Dalmas Sertillange e poi Étienne Gilson. In Belgio la scuola di Lovanio, dove il gesuita José Maréchal tentava addirittura una conciliazione col criticismo kantiano. Abbiamo visto che questa cosa però non è proprio del tutto folle, perché abbiamo parlato l'altra volta di Sofia Vanni Rovighi, la quale non cercava una conciliazione, però molto onestamente cercava di dare a Kant quello che è di Kant, a San Tommaso quello che è di San Tommaso, e si sforzava con tanta buona volontà di vedere se per caso non c'erano, senza forzature, senza trucchi, insomma, se non c'erano degli spazi per stabilire qua e là un terreno comune. In Italia il centro della rinascita neotomista si organizza intorno all'Università Cattolica del Sacro Cuore, quindi Padre Gemelli. I massimi esponenti sono stati Antonio Masnovo, Francesco Olgiati, di tutti questi mi ripropongo di parlare, di dedicare almeno un video a ciascuno di loro. Amato Masnovo, Francesco Olgiati, Sofia Vanni Rovighi, della quale abbiamo già parlato, Gustavo Bontadini, che però occupa una posizione a parte, una posizione a sé. Lui stesso si definiva un neoclassico radicato nel cuore del pensiero moderno
e faceva riferimento volentieri a Parmenide. Il più radicale, anche di questo abbiamo già parlato, mi pare in un apposito video, nel rifiuto totale non solo del kantismo, ma di tutta la filosofia liberale, moderna, liberale, è stato il friulano gesuita Guido Mattiussi, considerato già un estremista dei suoi stessi colleghi gesuiti, autore, tra l'altro, delle 24 tesi sul tomismo e autore di quel libro Il veleno kantiano, che fa un po' da contraltare a quello che abbiamo letto ieri di Sofia Vanni Rovighi, Introduzione a Kant. Ecco, per Mattiussi Kant è veleno, per la Vanni Rovighi è un autore moderno che ha detto alcune cose delle quali in parte è giusto tener conto. Quindi vedete, sono già posizioni diversificate. Una figura a parte ancora è quella di Romano Amerio, svizzero di lingua italiana, fratello di un altro importante filosofo, Franco Amerio, salesiano, sarà sacerdote salesiano. Romano Amerio è quello di Iota Unum, ne parleremo, credo la prossima volta, prestissimo ne parleremo, è molto importante. Insomma, non è un fronte compatto, è un fronte che comune ha il rifiuto del cartesianesimo, del soggettivismo e del dualismo che ne deriva, e quindi ha come bersaglio critico questi aspetti della modernità, più che la modernità in se stessa, tutta quanta, tranne, ripeto, Mattiussi e in misura minore Gilson e gli altri tomisti in senso stretto. Poi, mettiamoci anche il nostro Fabbro, poi c'erano gli esponenti dello spiritualismo cattolico. In qualche modo facevano capo al testo La filosofia dello spirito di due francesi, René Lessen e Louis Lavelle, ma anche in qualche modo si rifacevano essi pure al pensiero di Antonio Rosmini. Da noi i più noti erano Armando Carlini, Felice Battaglia, Michele Federico Sciacca, di cui oggi parliamo, Augusto Guzzo e Luigi Stefanini. Attenzione, perché Stefanini si può anche considerare come appartenente, come vicino alla corrente del personalismo. Quindi vedete che spesso queste figure si muovono a cavallo di orientamenti diversi, in genere cercando una conciliazione in senso costruttivo. Cosa li accomuna questi spiritualisti? Il recupero di un dialogo con l'idealismo, sia crociano che gentiliano, ma soprattutto gentiliano, perché diciamo la verità, prima vi ho fatto qualche nome, no? Ugo Spirito, lo stesso Sciacca, è stato soprattutto da Gentile che ha preso vita un filone di pensiero neocattolico, no? Spirituale, spiritualista. Tutti pongono l'accento sull'incontro con Dio come fatto essenzialmente interiore e perciò prevalentemente soggettivo, piuttosto che come percorso razionale verso la verità oggettiva, come è tipico invece del tomismo rigoroso. Altro indirizzo, quello ispirato da Emmanuel Mounier e dalla rivista Esprit, ma anche da Charles Péguy e dall'ex protestante Jacques Maritain, sposato a un'ebrea russa, Raissa Maritain, a sua volta convertita, che eserciterà insieme a Léon Blois un forte influsso, anche di questo mi pare che abbiamo parlato, nel giudaizzare il cattolicesimo, cioè nello spingere il cattolicesimo nella direzione di assumere sempre più un atteggiamento quasi di ammirata subordinazione nei confronti del giudaismo. Famoso il libro di Charles Péguy, La salute e la salvezza viene dai giudei. Bisogna dire che molti intellettuali che frequentano i salotti di Maritain e Raissa mantengono fieramente le loro rispettive identità religiose non cattoliche,
e a volte anche eterodosse per altre ragioni, per esempio in quanto omosessuali dichiarati, vedi Mauriac, vedi Julien Green, vedi Cocteau, ragion per cui, come dire, si tratta di un cenacolo che si è autonominato personalismo comunitario, che vaghissimamente fa venire in mente il monastero di Bose, di Enzo Bianchi, cioè un'esperienza interreligiosa sostanzialmente. Non di meno, Maritain e Raissa ritengono di essere chiamati a svolgere un ruolo importantissimo nel rinnovamento del cattolicesimo, nonostante anche le pose dandy di molti di questi membri di questo cenacolo, no? Mentre invece i dandy realmente convertiti, no? Mi vengono in mente Wismans, per esempio, mi viene in mente anche le diaboliche, per esempio, no? Beh, adesso mi sfugge, mi verrà in mente dopo. Questi sono autori nei quali invece il passaggio alla conversione al cattolicesimo ha lasciato, come dire, una traccia assolutamente chiara, indelebile, no? Mentre qui invece c'è una certa, talvolta, in alcuni di questi, c'è anche una certa ambiguità. Ah sì, le diaboliche di Barbet d'Aurevilly, no? Barbet d'Aurevilly e Joris Karl Wismans, quello di La Basse, che descrive anche una messa nera alla quale lui ha personalmente partecipato, ecco, lì si sente proprio l'orrore di chi si è spinto fino al limite estremo e poi è tornato indietro miracolosamente. L'angelo custode lo ha preso per la falda della giacca all'ultimo minuto e lo ha rimesso sulla giusta strada. Infine, quarto gruppo, ci sono quei cattolici i quali, fatta la tara agli aspetti immanentisti e nichilisti di Heidegger e di Sartre, in qualche modo perseguivano un loro ideale quasi di esistenzialismo cristiano. Gabriel Marcel è considerato il più importante, anche se lui stesso però non accettò mai tale definizione per se stesso, per la sua filosofia. Possiamo dire che è più importante forse la filosofia dell'azione di Blondel, di Maurice Blondel, e questa filosofia dell'azione a sua volta ha a che fare con Bergson, e quindi anche qui con un pensiero che è ebraico, originariamente è ebraico, e anche se poi c'è stato il progetto di una conversione. L'altro importante pensatore francese dei primi del Novecento, e cioè Mounier, lo abbiamo già collocato tra gli spiritualisti. Blondel, a un certo punto, è stato anche molto vicino ai modernisti. Così vicino che quando c'è stata la condanna di Pio X nel 1907, lui si è chiuso nel silenzio per alcuni anni, non ha mai rinnegato nulla, però ha rotto i rapporti con i modernisti e, come dire, ha virato verso altri lidi. Ecco, quindi io lo metterei tra quei cattivi maestri che scagliano il sasso e poi nascondono la mano. Sta di fatto che lui, a differenza, per esempio, che ne so, di un Fogazzaro, non ha subito condanne ufficiali, si è tirato indietro per tempo. Allora, stavo dicendo che, incaricato dall'editore Marzorati di compilare una grande enciclopedia sulla fede e sull'ateismo, no? Intitolata Con Dio e contro Dio, ve la faccio vedere, è in due volumi molto grossi, circa 800 pagine ciascuno, questo è il secondo volume, Con Dio e contro Dio, è uscita nel 1990, ma Sciacca, incaricato di curarla, ci ha lavorato una decina di anni in tutto, quindi è dai primi del 1980 che ha cominciato a lavorare. Stavo dicendo, Sciacca ha ritagliato per se stesso e per alcuni altri uno spazio apposito
che lui definisce la filosofia neoclassica e precisamente fra lo spiritualismo che la precede, che parte da Mind de Biran, Pasquale Galuppi, John Henry Newman, Alphonse Gattry, perfino Lotze, il tedesco Rudolf Hermann Lotze, poi ancora Émile Boutroux, Henri Bergson, Lucien Labertonnière, qua siamo appunto in pieno modernismo, Maurice Blondel, Édouard Leroy, René Lessen, Armando Carlini e Luigi Stefanini. Ecco, questi li mette fra gli spiritualisti. Se stesso non si mette fra gli spiritualisti, si mette insieme a Antonio Rosmini, Vincenzo Gioberti, Giuseppe Zamboni, Joseph Maréchal, Louis Lavella e alcuni altri, Jacques Maritain, si mette tra quelli che chiama filosofi neoclassici, neoclassicismo. Allora, mi è sembrato interessante andare a vedere come lui definisce questa filosofia neoclassica, dato che lui di solito è considerato un esponente dello spiritualismo, insieme ad Armando Carlini, Augusto Guzzo, per esempio. Oppure la sua filosofia è tecnicamente riconducibile a una filosofia di tipo più riconducibile alla tradizione che poi fa capo al recupero di Rosmini e che lui stesso definisce filosofia dell'integrità. Io la definirei filosofia della verità, perché come vedrete la verità è il punto focale sul quale si costruisce tutta la gnoseologia e direi anche tutta l'ontologia di Sciacca. Lui dice così: pochi a livello speculativo e con capacità di innovare la tradizione sulla quale si innestano, molti forse un tempo a livello scolastico, i rappresentanti della filosofia neoclassica hanno nel quadro storico che andiamo tracciando, quindi i primi del Novecento, il compito meno facile. Non si tratta infatti per loro di accogliere le idee del tempo e farsene soddisfatti portatori o dogmatici detrattori, bensì di portare criticamente e responsabilmente il carico di una tradizione imponente, quella che, e perciò classica, accoglie in sé le più alte espressioni della speculazione umana, senza perdere di vista ciò che i tempi vengono maturando o i rischi che tante affrettatamente decantate maturità comportano per la civiltà stessa. Ciò basti a spiegare l'esiguità del numero dei pensatori originali di questa corrente, esiguità che si fa unica se si riflette che costoro sono rimasti a conti fatti gli unici ad argomentare intorno a qualcosa a cui si possa dare il nome di verità senza arrossire per leso senso critico. Ecco, qui bisogna dargli pienamente ragione, secondo me, cioè lui è stato insieme a una piccola sfera di pensatori, no? Lui personalmente ci mette soltanto dei suoi contemporanei, ci mette soltanto Giuseppe Zamboni. Io metterei anche alcuni di quelli che lui ha collocato tra gli spiritualisti e i neotomisti, il coraggio di parlare ancora della verità, del senso della verità, del valore della verità, dove quasi tutte, non senza quasi, tutte le altre correnti del pensiero moderno, strutturalismo, esistenzialismo, epistemologia, la filosofia di Husserl, fenomenologia, tutte praticamente, non parliamo del pragmatismo, non parliamo poi delle varie versioni dell'utilitarismo di Marx anglo-americana, hanno, e non parliamo delle filosofie che ruotano intorno al villaggio, al linguaggio, non parliamo di Hans Gadamer, ad esempio, no? Hanno smesso di parlare della verità. Se ne parlano, ne parlano al massimo come di un enunciato. Cioè, cosa significa la parola verità?
non cosa significa il concetto di verità. Ecco, loro questo coraggio l'hanno avuto e probabilmente questa è la ragione per cui lui si considera ancora un neoclassico, cioè un pensatore che vuole conservare il meglio della tradizione metafisica, non solo greca, no? Sia platonica, sia aristotelica, sia cristiana, tanto agostiniana quanto tomista, con alcuni risultati a suo giudizio validi o accettabili della filosofia moderna. È un atteggiamento che personalmente non condivido, però a ben riflettere mi sembra un atteggiamento rispettabile, perché, come dire, vivere nel proprio tempo significa anche assumersi la responsabilità di dialogare col proprio tempo. Prima di dire che il dialogo è assolutamente impossibile, bisogna aver tentato, oppure aver constatato che non ci sono assolutamente i prerequisiti fondamentali. Ecco, io propendo per questa seconda spiegazione, per quello che riguarda l'ora presente che stiamo vivendo, ma la situazione qualche decennio fa, i primi del Novecento, era ancora relativamente fluida, quindi qualche spazio di dialogo costruttivo con alcuni aspetti del pensiero moderno non è escluso che ci fossero o che fossero visibili a persone dall'animo aperto e dalla mente intrepida come Sciacca. Allora, io di Sciacca vorrei, sempre per motivi di tempo, fare una scelta per quanto dolorosa. Allora, vorrei partire da una parte di un suo saggio contenuto in questa bella antologia di Giuseppe Ricciotti del 1950, questa è l'edizione del 54, Coletti Editore, Dio nella ricerca umana. Il capitolo curato da Michele Federico Sciacca è il capitolo undicesimo dedicato all'ateismo, guarda caso. E siccome è piuttosto esteso, e non ve lo posso leggere tutto, ho scelto per voi una parte che mi è sembrata particolarmente interessante, l'ateismo pratico. L'ateismo pratico non è autonomo, dice Sciacca. Ogni forma di esso presuppone o cela una forma di ateismo teoretico. La volontà atea, sia pure implicitamente, è conseguenza della ragione atea. Perciò la sua validità dipende da quella dell'ateismo teoretico, la cui confutazione comporta inappellabilmente quella dell'ateismo pratico. Vi è un ateismo, scrive Bossuet, che si trova nel cuore, si diffonde in tutte le azioni, come se Dio non ci fosse. È l'attitudine di quanti vivono come se Dio non esistesse. Qui propriamente non si nega esplicitamente l'esistenza di Dio. Si vive, si pensa e si agisce senza tener conto di Dio, cioè si nega che la sua esistenza, ci sia o no, possa avere una qualche efficacia valida sulla condotta umana. Alla base di questo comportamento sottostà una tacita convinzione. Nulla nel mondo cambierebbe in bene o in male, anche se Dio esistesse. Dunque, che vale ammetterlo o preoccuparsi di dimostrare nell'esistenza? Ma chi ragiona in questo modo, di quale Dio non si preoccupa a sapere se esista o no ed agisce come se non esistesse? Di un Dio la cui esistenza non avrebbe nessuna efficacia sulla condotta umana, che è dire di un Dio che non è Dio, anzi che è meno dell'uomo, il quale in un certo modo riesce ad influire sulle proprie azioni. È evidente che tale ateismo pratico è la conseguenza di un ateismo teoretico, cioè del concepire Dio come non Dio, che è negare che Dio esista. Affinché dunque esso possa giustificarsi, deve prima provare la validità razionale della negazione teoretica su cui si fonda e da cui deriva. Consideriamo ora l'ateismo pratico sotto un aspetto più comprensivo e oggi possiamo dire di moda. Si dice: la vita non ha senso, la vita è assurda, dunque Dio non esiste, Camus. Ma chi dice che la vita non ha senso, per ciò stesso, presuppone già che Dio non esista. Infatti non si può, è contraddittorio, negare ogni senso alla vita e nello stesso tempo ammettere che Dio esista,
In tal caso si ammetterebbe ancora l'esistenza di un Dio che non è Dio, come non si può ammettere l'esistenza di Dio che è Dio senza dare alla vita un senso assoluto. La negazione dell'esistenza di Dio non è una conseguenza del fatto pratico che la vita non ha senso, ma è la premessa teoretica da cui scaturisce questa forma di ateismo pratico. Chi nega un senso alla vita non trae da questa affermazione la conseguenza dell'inesistenza di Dio. Al contrario, dice che la vita non ha senso proprio perché ha già negato l'esistenza di Dio. Dio non esiste, è la premessa, anche se taciuta ed omessa, dell'altra proposizione, la vita non ha senso. Non consegue da questa proposizione la negazione di Dio. Quando essa si esprime, anzi si esprime solo in quanto, si è già negato Dio. L'ateismo pratico, anche in questo caso, è conseguenza dell'ateismo teoretico. Dunque non sarà valido fino a quando non si sia razionalmente dimostrata la validità di quest'ultimo. È nota, d'altra parte, la critica di Sartre all'ateismo assurdista del Camus. L'assurdismo elevato a sistema si autonega, in quanto è sistema ben ordinato del disordine, una specie di razionalizzazione dell'assurdo, perfettamente sistemato. Piuttosto che negare l'assoluto, lo implica senza spiegarlo. Cioè, si arriva all'assurdo di dire che il mondo è assurdo, ma è assurdo in una maniera perfettamente coerente. C'è una coerenza in questa assurdità, che è una contraddizione in termini, perché allora evidentemente l'assurdità non è più tale, c'è un senso. Se il male e i cattivi sono premiati, a chi giova credere nell'esistenza degli dèi e adorarli? Anche questa è una questione centrale, no? Si potrebbe credere in loro se, attraverso il trionfo del giusto, si manifestasse la giustizia divina, ma purtroppo avviene nelle cose del mondo proprio il contrario. Questa forma di ateismo pratico si incontra di frequente nella letteratura di tutti i tempi. Essa può così riassumersi. Se si vedesse l'ingiustizia punita e il male vinto, vi sarebbe fondato motivo di credere nell'esistenza degli dèi o di un dio. Ma invece l'ingiustizia è premiata e il bene è sconfitto. Dunque non esiste la divinità, o almeno tutto sta a provare il contrario. E ammesso che esista, essa è impotente o inutile o malvagia. Questa forma di ateismo pratico è un aspetto di un problema metafisico di grande portata, e precisamente del problema del male e della sua origine. Si deus est unde malum, da dove viene il male? La presenza del male nel mondo è una delle cause principali dell'ateismo. Di ciò si può da fare dolorosa esperienza ai nostri giorni. Lo spettacolo di immense rovine materiali e morali, il senso di disfacimento di tutti i valori e del valore della persona umana e di ogni norma di pensiero e di vita, lo scatenarsi degli egoismi e il predominio dei valori vitali ed economici su quelli spirituali ed etici, tutto ciò è oggi fonte di ateismo. Buona parte dell'esistenzialismo ateo è l'espressione di questa situazione. Anche la stessa missione di Cristo è stata interpretata in questo senso. L'episodio di Getsemani, la cattura, il processo, il supplizio e la morte stanno a testimoniare come il giusto soccomba e il bene sia sempre sconfitto dal male trionfante. Ma in che senso si dice qui che il male vince ed è premiato e dunque Dio non esiste? Evidentemente nel senso che il male in questo mondo, su questa terra, non è vinto e punito e il bene non è vittorioso e premiato. In altri termini, si esige che la giustizia divina si avveri in questa vita, che qui si puniscano i cattivi e si premino i buoni, che qui si compia il destino dell'uomo, qui egli abbia la pena o il premio della felicità, che questa vita non sia prova, ma conclusione piena della vita stessa nell'episodio mondano, con cui viene in tal modo a identificarsi tutta. Ma ciò implica A. la negazione di un'altra vita, dove si attua la piena giustizia divina. B. La identificazione di tutta la realtà con la realtà mondana. In altri termini, si presuppone già la negazione teoretica di Dio o di un regno di Dio. Non esiste Dio al di là del mondo, né una vita oltre questa vita. Guardate com'è chiaro, com'è coerente questo ragionamento. Chi nega Dio perché dice che nel mondo prevale il male,
evidentemente non crede all'altra vita e quindi non crede a Dio. Quindi non si sa in nome di che cosa neghi Dio. Già non ci crede, perché giudica soltanto in base a ciò che si può vedere in questa vita. Ancora un'altra considerazione, devo saltare alcune parti. Dire che nel mondo il male è premiato e il bene punito, e che dunque Dio non esiste, è dare valore assoluto al giudizio degli uomini, altrimenti non si potrebbe concludere dall'esistenza del male e del suo apparente successo alla negazione dell'esistenza di Dio, in quanto la relatività del giudizio umano renderebbe contraddittoria questa conclusione. Se io per salvare 1 milione di uomini ne devo sterminare 500.000, diventa un problema stabilire qual è l'azione buona e quale non lo è. Ma ammettere l'assolutezza della giustizia umana è già negare Dio, in quanto ciò esclude una giustizia divina che viene a identificarsi immanentisticamente con la giustizia umana. Significa dire che Dio deve pensare come pensa l'uomo e che se l'uomo giudica bene o male una cosa, anche Dio deve giudicare bene o male, mentre il punto di vista di Dio è infinitamente superiore e quindi Dio può vedere del bene in una cosa in cui noi non lo vediamo, nei suoi sviluppi futuri, per esempio, e viceversa. Questa forma di ateismo pratico importa la negazione del cristiano Regnum Dei, cioè della verità delle parole di Cristo. Il mio regno non è di questo mondo, sì che l'ha detto fino all'ultimo, a Pilato. Cioè importa la negazione radicale della concezione cristiana della vita. È, in fondo, la conseguenza pratica di una posizione teoretica immanentistica. Non vi è un al di là, un regnum Dei trascendente, ma l'unico regno è questo mondo e dunque non vi è una vita oltre questa vita. Il regnum hominis, dove dunque non vi è, si attua il cosiddetto regnum Dei, no? Il regnum hominis, dove si attua il cosiddetto regnum Dei. Con ciò si è negato Dio e il suo regno. Su questa radicale negazione della concezione cristiana della vita si fonda l'interpretazione sopra accennata della vita di Cristo come esempio della sconfitta del bene e del trionfo del male. E se mi è lecito, tutti quei cattolici, chiamiamoli impazienti, no? Rivoluzionari, penso in particolare alla teologia della liberazione, che in nome di Cristo vogliono fare la rivoluzione subito per avere il mondo giusto, qui e ora, rientrano in questo giudizio di Michele Federico Sciacca. Non sono cristiani, perché non credono che il regno di Dio non è di questo mondo. Non si attua pienamente, non si attuerà mai pienamente in questo mondo. Con ciò si è già negato Dio e il suo regno. Su questa radicale negazione si fonda l'interpretazione della vita di Cristo come esempio della sconfitta del bene e del trionfo del male. Mi vengono in mente anche quelle terribili parole di Bergoglio che la Via Crucis è la storia del fallimento di Dio. Se la si accetta per vera, e dunque in tal caso valida per comprovare l'ateismo pratico, bisogna allora arrivare a questa conclusione. Giacché tutta la vita di Cristo sta a provare che il male è invincibile e che il bene soccombe ed è crocifisso, essa sta a testimoniare, attestando tale potenza assoluta del male, che Dio non esiste, che dunque Cristo non è figlio di Dio, né è venuto a testimoniare del Padre. Cristo, abbandonato, perseguitato e crocifisso, è la prova che non vi è alcuna giustizia, che non vi è Dio. Egli, in tal modo, convalida l'ateismo ed egli stesso, in fondo al cuore, malgrado tutte le cose che ha dette del Padre, è stato un ateo tristissimo e sconsolato. Queste le assurde conclusioni di quell'ateismo pratico, conseguenza di un ateismo teoretico, applicato alla spiegazione del significato della vita e della morte di Cristo. Salto ancora una bella pagina. A quanto abbiamo detto, si aggiunga che se il male potesse essere sconfitto definitivamente in questo mondo, e l'uomo realizzasse in questa vita la felicità perfetta, non sarebbe più necessaria una superiore giustizia divina, il Regnum Dei, né la stessa esistenza di Dio. Il conflitto tra il male e il bene, cioè la vita morale,
sarebbe risolto in questa vita e l'esito immanente della lotta, e dipendente solo dall'uomo, renderebbe superfluo l'esito al di là della lotta stessa, e dipendente da un intervento che si inserisce nella lotta dell'uomo, ma non appartiene all'uomo, perché è una lotta soprannaturale. Da questo punto di vista, all'opposto di come argomenta l'ateismo pratico, proprio gli insuccessi del bene e restar sempre sospesa alla decisione definitiva del conflitto tra il bene e il male, fanno evidente la convenienza razionale di una giustizia divina superiore e trascendente e di una provvidenza regolatrice della nostra vita e dell'ordine universale. Queste ultime considerazioni ci portano a mettere in rilievo un altro aspetto dell'ateismo pratico. Esso arriva a conclusioni opposte, ora ottimiste, ora pessimiste. Infatti, dalla negazione dell'esistenza di Dio e di una superiore giustizia, da un lato conclude che nel mondo vince il male e che la vita è male e dolori inesplicabili, e dall'altro che proprio liberandosi da queste superstizioni, cioè la religione, l'uomo realizza in terra la giustizia e la felicità perfette. È questo il mito che alimenta l'età dell'illuminismo: abbattere il vecchio edificio, demolire le illusorie speranze di una felicità ultraterrena e ricostruire una nuova società umana fiduciosa nelle sue forze razionali, che immancabilmente, per mezzo dell'onnipotenza della scienza, avrebbe conquistato la felicità. Ed ecco Feuerbach, ecco Marx, ecco tutto quello che è venuto dopo, e alla faccia della felicità umana, tutte le tragedie che sono venute dopo. Ecco, qui mi fermo e passo invece ai due testi antologizzati in questa bella antologia, Con Dio e contro Dio. Uno dei due è tratto dal libro Filosofia e Metafisica, e anche questi due dovrò tagliarli per motivi di tempo. Il secondo è tratto da Atto ed Essere. Atto ed Essere è del 63, mentre Filosofia e Metafisica è del 62. Partiamo da quest'ultimo. L'esistenza di Dio argomentata dalla verità. Il problema che poniamo è quello della verità della mia esistenza. Quindi capovolgiamo il problema. Prima si criticava l'ateismo, no? Si dimostrava l'impossibilità, l'assurdità, la contraddittorietà dell'ateismo. Ora proviamo a seguire la via opposta, no? E cioè l'affermazione di Dio. Il problema che poniamo è quello della verità della mia esistenza e quella di ogni ente finito. In altri termini, io sono l'assoluta verità di me stesso o sono dalla e per la verità? Vi dicevo che la filosofia di Michele Federico Sciacca si potrebbe definire la filosofia della verità. Il problema dell'esistenza di Dio è quello della verità o dell'essere di ogni ente, dell'intelligibilità metafisica del reale o del senso assoluto dell'ente finito. Indagare se Dio esiste è sondare se vi è la verità della verità di ogni ente creato e della verità che è in ciascun ente pensante. Attenzione, non è un gioco di parole. La verità, indagare, aspettate che vi rileggo. Indagare se Dio esiste è sondare se vi è la verità della verità di ogni ente creato. Quindi non soltanto se vi è l'ente creato, ma se l'ente creato ha la sua verità. Non so se vi ricordate quando abbiamo parlato, credo, con l'amico scienziato Stefano, aiutami Corrado, è un vuoto di memoria. Parlavamo della vita e sogno di Calderon nella barca, quindi è importante sapere se noi, come dire, esistiamo realmente, ma se esiste anche la nostra verità, se esiste anche la nostra verità, o se siamo semplicemente il sogno di noi stessi,
Stefano Montanari, scusate, un vuoto di memoria. Se il problema è quello della verità degli enti, ancora una volta risulta necessario muovere dall'uomo, il solo tra gli enti finiti, che concepisce il suo esistere in termini di verità o di intelligibilità. Infatti, senza Dio, infatti, non la pura sensazione immediata fa sorgere in noi il problema dell'esistenza di Dio, ma la riflessione sulle cose. E riflessione significa mediazione, giudizio, ma non c'è giudizio senza l'applicazione o l'uso di principi in base a cui si giudica. D'altra parte, se dall'ordine delle cose materiali finite e contingenti, come dal fatto che sono dotate di movimento, si argomenta intorno all'esistenza di Dio, è una delle cinque vie di San Tommaso, no? Si fa uso di alcuni principi, per esempio quello di causalità, no? Si arriva alla causa prima, incausata. In tal caso, l'argomentazione a favore dell'esistenza di Dio dal mondo esterno si fonda sulla validità oggettiva di quel principio, cioè su una verità. Pertanto il problema primo è di sapere se la mente umana sia capace di verità, come si trovino in essa o in qual modo le acquisti. Vedete quello che diceva prima, quando definiva la filosofia neoclassica, no? I pochi filosofi che ancora parlano della verità e si chiedono se la mente umana è capace di verità. Incredibile, perché per i filosofi antichi e medievali questo era dato per scontato, o comunque era il problema centrale, era la questione centrale, e tranne pochissimi nessuno la negava, la metteva in dubbio, mentre adesso è diventato corretto politicamente anche solo parlarne. La verità, ma la verità per chi? Ma la verità di chi? Ti prendono in giro, ti fanno i sorrisetti. Senza verità universalmente valida, nessun giudizio, nessuna argomentazione oggettiva sono possibili. Similmente, non nascerebbe il problema dell'esistenza di Dio se mancassimo completamente della nozione di una realtà non contingente assoluta, se non fosse in noi una presenza oscura ed operante di quel che cerchiamo, se non fossimo in qualche modo nell'essere, cioè se non ne partecipassimo analogicamente. Dalla totale incontingenza e relatività non nasce il problema del necessario e dell'assoluto. La dimostrazione dell'esistenza di Dio non può partire che dalla verità, ma essa è per sua natura intelligibile, oggetto di un pensiero. Dunque, la prova non può partire, tra tutti gli enti finiti e contingenti, che dall'ente che è mente, pensiero, spirito, dall'uomo o dalla vita spirituale. La posizione del problema si va sempre più precisando. 1. Dagli enti finiti e contingenti. B. Da quelli che di essi sono menti o spiriti, uomo e angeli. 3. Dall'oggetto delle menti, cioè dalla verità non contingente e non finita di cui sono capaci, dato che la verità non può essere oggetto o contenuto di una mente. D'accordo? Cioè, la mente, come dire, può cogliere la verità, ma la verità non è un suo contenuto, non è un suo oggetto, non le appartiene. Se si prova che la mente finita è capace di verità e della presenza di essa nella mente, l'esistenza di Dio, l'argomentazione può muovere anche partendo dalle cose materiali, in quanto sappiamo che c'è verità e siamo capaci di conoscerla. Che la validità dei nostri giudizi è garantita dalla oggettività di alcuni principi. Non è una nuova dimostrazione, bensì un'applicazione di quella della vita dello spirito, giacché la verità della seconda prova è condizionata, dipendente da quella della prima, che la include, come include le altre. Di qui la sua superiorità, tanto da essere l'unica prova dell'esistenza di Dio, fondamento di tutte. A meno di non voler regredire a Berkeley, no? E al suo immaterialismo es est percipi, no? L'essere è l'essere percepito, e percipi est esse. Quindi la realtà è fatta di percezioni, di idee, mentre qui invece stiamo parlando di cose reali. Così impostata, la questione si presenta sotto forma di dilemma: o vi è verità e la mente umana ne partecipa,
e vi è problema e dimostrazione dell'esistenza di Dio, o verità non è, o se è, la mente umana non ne partecipa affatto e non vi è problema né dimostrazione. Il nichilismo, lo scetticismo, l'agnosticismo, il relativismo assoluti, negando che vi è o si possa conoscere una verità necessaria, universale e immutabile, negano con ciò stesso il problema dell'esistenza di Dio. Per loro essenza, come pensiero, sono atei. La cultura moderna è atea, perché la cultura moderna è fatta al 99% di scetticismo, agnosticismo, relativismo e nichilismo. Resta da dimostrare però che non vi è verità e, se vi è, la mente umana non ne partecipa. Quindi non basta dire Dio non esiste, bisogna dimostrare che non c'è la verità, perché abbiamo visto che è la verità ciò che garantisce l'esistenza di Dio. Qui lui fa un ragionamento molto elegante, piuttosto articolato, piuttosto lungo, non posso leggervelo tutto. Arrivo direttamente verso la fine. Se è così, è possibile affermare razionalmente che Dio non esiste? Affermare razionalmente significa giustificare secondo ragione. Si può giustificare l'affermazione Dio non esiste? Se la domanda ha un senso, non può significare che questo. L'affermazione Dio non esiste è solo giudizio oggettivamente, è un giudizio oggettivamente valido. Come sappiamo, non ci sono giudizi oggettivamente validi senza principi assoluti su cui si fonda la loro validità oggettiva. E il primo principio assoluto è la verità. Ma la presenza di questi principi è proprio il fondamento della dimostrazione dell'esistenza di Dio. Dunque, dire che il giudizio Dio non esiste è oggettivamente valido è una contraddizione nei termini, in quanto se la ragione è capace di un solo giudizio di tal fatta, ciò basta perché argomenti l'esistenza di Dio e non possa più negarla. Se è in grado di dire che Dio non esiste, è in grado di dire una cosa importante e vera. Ma allora non è vero che Dio non esiste. E non è neanche vero che la verità non esiste. Esattamente, San Bonaventura osserva che anche la negazione di ogni verità fa ugualmente impensabile la negazione dell'esistenza di Dio. Infatti, chi dice non esiste verità pone come assolutamente vera questa affermazione e dunque ammette qualcosa di oggettivamente vero. Ma non vi può essere un solo giudizio vero e una sola verità senza che si ammetta esistente la verità in sé, in quanto ogni vero è tale per la verità. Quindi, se noi dimostriamo vera una singola cosa, noi dimostriamo che la verità esiste, perché il vero forma come una rete, no? In cui tutte le verità si tengono l'una con l'altra. Chi dice Dio non esiste e considera questa affermazione come assolutamente vera, con ciò stesso afferma l'esistenza di Dio. Anche chi nega che Dio esiste afferma Dio, ma egli è convinto di essere ateo. Benissimo, non vede la contraddizione, non si accorge che la sua negazione è l'affermazione senza senso di pensare l'impensabile. Si illude di pensarlo. L'ateo, appunto, è l'insipiens, colui della Bibbia, no? Dell'Antico Testamento, colui che non sa, cioè l'insensato, colui che non sa quel che dice, l'insensato. Dio è presente alla nostra mente, interiore alla nostra vita spirituale. L'insensato dice, Dio non esiste. Ma nel momento in cui lo dici, tu fai un'affermazione che vuole essere veritiera, e quindi ti smentisci. Negare la sua esistenza è atto irrazionale, in quanto la ragione attua la sua capacità conoscitiva e giudicatrice, perché la verità è presente alla mente, cioè proprio per la presenza di Dio in noi. Dio è la verità. Dunque non può razionalmente dubitare di ciò che la rende capace di giudizi veri e la libera dal dubbio. Assurda la sua pretesa di giudicare la verità, fondamento di ogni suo giudizio vero, e dunque quella che la giudica e non viceversa. Alla ragione non spetta giudicare se i veri intuiti dalla mente siano tali, ma solo usarne per pronunciare giudizi veri. Dimostrare Dio non significa farlo esistere, ma semplicemente passare dal sapere originario alla conoscenza discorsiva propria della riflessione. La ragione che nega Dio si mette contro la verità intuita, cioè contro il fondamento di ogni giudizio vero, contro se stessa,
si contraddice, non nega Dio, nega se stessa nell'errore, insipienza. Lasciatemi dire che l'impressione è che moltissimi intellettuali oggi, per intellettuali ci metto dentro tutti i tecnici, i politici, tutti quelli che hanno anche responsabilità pubbliche, quasi tutti, sono dei disperati, insipienti, perché non credono in Dio e non si rendono conto di essere folli, perché nella loro negazione, come dire, dicono cose prive di senso, negano ciò che indirettamente affermano. Quindi è una lotta contro se stessi, nelle loro facce spesso stravolte o stralunate, nei loro sguardi assenti. Io percepisco questa contraddizione. Loro vorrebbero negare Dio e lo negano, oppure fanno finta come se non esistesse, ma di fatto questa loro convinzione smentisce la convinzione stessa. E quindi sono pieni di rabbia, sia perché Dio esiste, sia perché loro involontariamente, indirettamente, sono costretti, anche se non lo ammetterebbero mai, nemmeno sotto tortura, a riconoscerlo. La sua apparente logicità è sostanzialmente irragionevole della negazione, discorso che, mancando di razionalità intrinseca, è intrinseca irragionevolezza, solo estrinsecamente o verbalmente razionale. L'ateismo non volgare è insensatezza sottile. Spesso si nega l'esistenza di Dio perché non si riesce a penetrare nell'essenza, quasi per uno stolto irragionevole dispetto della ragione, diabolicamente superba. Tu sei l'impenetrabile, l'oscuro, e io ti nego. Dico che, siccome non ti posso ridurre alla mia misura, tu non esisti. Questo è il ragionamento, no? Che fa l'ateo insipiente. Ecco, lasciatemi finire con qualche riga di quest'altro bel testo che è Atto ed Essere del 63. L'uomo ci è risultato ontologicamente squilibrato, soggetto finito a cui è presente l'essenza infinita dell'essere, in questo senso squilibrato, l'atto che nessuna determinazione può mai esaurire, né quella esistenziale del soggetto stesso, con cui forma una unità primitiva, né altre quali che siano. L'idea eccede e trascende la soggettività e tutti i contenuti. Ma l'idea, che è essenza, non può essere se non in una mente e per una mente. La mente umana, qua si vede benissimo il passaggio dal idealismo, no? Attualista gentiliano al spiritualismo cristiano. La mente umana, di cui essa è l'oggetto primario, è finita, perché finito è l'esistente pensante. Dunque, prima che della mente dell'uomo, essa è oggetto della mente infinita, del soggetto e dell'esistente assoluto. D'altra parte, l'esistente, come ogni reale, in quanto contingente e finito, non è principio di se stesso. Pertanto, egli non è il principio di nessuno degli elementi ontologici che lo costituiscono, né del suo essere esistenziale, né dell'idea che lo fa ente spirituale. Quindi questa idea degli idealisti, no? Che viene prima di tutto, è un'assurdità, perché l'idea sarà sempre l'idea di qualcuno, sarà l'idea di una mente. Se l'idea di una mente infinita, ciò rimanda inevitabilmente a una mente infinita che la pensa, che pensa la mente finita. L'uomo percepisce intuitivamente se stesso come esistente nell'intuito dell'idea, ma tale percezione in sé di sé, esistente, non esaurisce l'idea o l'atto dell'essere con cui egli ha coscienza di sé. L'uomo sente, percepisce, conosce e vuole gli altri esistenti e ogni realtà nell'intuito dell'idea, ma nessuno esaurisce l'esigenza intrinseca dell'essenza dell'essere. Cioè lui dice che in noi c'è istintivamente un'esigenza di essere, c'è la coscienza, no? Di un atto di essere che non si limita al nostro essere, ma che abbraccia tutto, tutto quello che ci riguarda, che ci avvolge. D'altra parte è esigenza intrinseca dell'essenza dell'essere, l'essere esaurita completamente, cioè essa esige il suo soggetto adeguato. Dunque, esiste l'essere assoluto. Se noi abbiamo questa esigenza di una essenza assoluta, questa essenza assoluta esiste, ed è Dio.
che è la pienezza stessa dell'essere. Solo l'essere soddisfa l'idea. Solo attraverso l'idea gli esseri si sentono partecipi dell'essere e solidali nella comune dipendenza e insieme eterogeneità rispetto all'essere stesso. L'esigenza, che è intrinseca all'essere dell'essere, lo è anche al soggetto che è senziente, pensante, conoscente, volente, nell'intuito dell'idea, per cui forma una unità. Pertanto l'esigenza di compimento dell'essenza dell'essere è in uno e inscindibilmente esigenza dell'esistente, che dall'idea è costituito essere spirituale. L'atto primo ha intrinseca la esigenza del suo compimento, cioè di essere tutta l'attualità di se stesso. L'atto primo, no? L'atto puro, Dio, tomismo. Aristotele. Ma esso, come soggettività, non può essere il compimento dell'idea. Dunque esiste il soggetto assoluto che la compie, ed è in uno il compimento a cui ogni esistente aspira. Quindi gli enti hanno l'esistenza per partecipazione, no? Come riflesso della esistenza assoluta dell'essere, dell'essenza assoluta dell'essere. Il termine dell'idea infinita può essere solo l'essere che è esistenza infinita, e siccome l'idea è l'oggetto intrinseco alla mente dell'esistente finito, è la verticale del pensiero, il fine dell'uomo è l'essere assoluto o Dio. D'accordo? La verticale del pensiero è questa protensione continua dell'uomo verso un oggetto che è intrinseco alla sua mente, ma che è infinito. E siccome il soggetto è finito, c'è l'intuizione che deve esserci esternamente infinito quel oggetto, quell'essere verso il quale si protende. Diciamo così sulle orme di Rosmini: l'esistenza dell'essere che si manifesta oggettivamente annuncia che il suo atto è l'esistenza, cioè che è soggettivo e personale, e se tale non fosse non sarebbe essere. Dunque, nell'essenza stessa dell'essere intuito, si vede la necessità che l'essere, perché sia essere, sia sempre soggettivo e personale. Tale necessità è proprio nell'essenza dell'essere intuito. Dunque, noi sappiamo che l'essere esiste, altrimenti dovremmo dire all'essenza dell'essere o all'idea non è necessario essere soggettiva e personale. Però non conosciamo quale sia la soggettività e personalità dell'essere. Dunque sappiamo che Dio esiste, ma non sappiamo come egli sia. Ecco, qui viene un po' fuori quel limite, no? Qui vi accennavo prima, adesso non abbiamo né tempo né lo spazio di approfondire, per cui effettivamente qui viene fuori un po' la debolezza dell'ontologismo rosminiano, perché soggettivizza troppo la coscienza dell'essere, nel senso che l'essere fa partecipare l'ente del proprio essere anche quando l'ente non ha coscienza di lui. Prendiamo una persona in coma, il fatto che non abbia la coscienza fondamentale di questa tensione, di questo bisogno, di questo desiderio, di questo protendersi verso l'essere infinito, non significa che non c'è. Non significa che è stato sospeso. Di Dio propriamente non c'è concetto se non per imperfetta analogia, né l'essere come idea è Dio. Di Dio c'è sentimento in duplice senso. A. So che esiste, ed esistenza è sentimento. B. Dio non si conosce né si pensa in astratto, si sente. Ecco, questo è l'altro limite, cioè questo sentimento un po' troppo, perdonatemi il gioco di parole, sentimentale, cioè troppo interiore, no? Io sto con San Tommaso d'Aquino, il quale invece su un terreno molto più oggettivo si mette a ragionare su come si possa giungere a pervenire, sia pure parzialmente e indirettamente, all'affermazione di Dio e al riconoscimento di alcune delle sue qualità, ad esempio l'onnipotenza, non come sentimento, ma per via di deduzione logica, di deduzione in deduzione. Dall'interiorità oggettiva e dalla persona integrale emerge la ragione dell'esistenza di Dio.
la quale, nell'ordine ontologico, è più che una conoscenza concettuale, è presenza di essere. Anche questa è una frase che mi mette un po'. Dall'interiorità oggettiva e dalla persona integrale emerge la ragione dell'esistenza di Dio. Dio non ha bisogno di questa ragione, no? Dio, come dire, è causa sui, e la stessa creazione è un atto assolutamente libero, assolutamente gratuito. Quindi non c'entra niente legare l'esistenza di Dio col fatto che noi abbiamo un bisogno di Lui, abbiamo una tensione verso di Lui. Solo dicendo falso al vero, volontà immorale, si può negare l'esistenza di Dio. Ma è una finzione. Dio l'affermiamo anche quando lo neghiamo, qui siamo d'accordo, anche quando ci farebbe comodo che non esistesse. Ora, come dice San Bonaventura, è l'oggetto fondale, il solo oggetto che si costituisca soggetto, perché è assoluto, né è l'assoluto, è aspirazione all'assoluto, che gli è interiore. Quindi noi non abbiamo nemmeno la percezione di Dio, abbiamo l'aspirazione alla percezione di Dio. Quindi abbiamo un po' l'idea di Dio, l'idea dell'essere, non Dio. Non siamo davanti a Dio, siamo davanti all'idea di Dio. Ecco, questo mi piace poco. L'idea fa che ogni atto spirituale sia aspirazione a Dio, ma vi è tale aspirazione in quanto la presenza del divino è ispirazione da Dio. L'uomo non è Dio, né si può divinizzarlo senza negarlo. Questa autonegazione, scrive Rosmini, è la segreta espiazione dei diritti usurpati alla Deità. La creazione è il bacio di Dio sul nulla. L'essere ha così rivelato il suo amore, infinito nel dono dell'esistenza, infinito come dono di sé nel sacrificio supremo per il riscatto e la salvezza dell'uomo. Ecco, bellissima quest'ultima, questa chiusura. Io provo, no, a dare l'interpretazione che mi sembra più coerente con la vera filosofia cristiana, in particolare col tomismo. La creazione è il bacio di Dio sul nulla. Io la interpreto non in senso letterale, la interpreto come la creazione è la vittoria dell'essere sul nulla, e quindi l'affermazione vittoriosa dell'essere partecipato dall'essere, l'essere degli enti, su ciò che altrimenti non sarebbe, quindi sul nulla, quindi della realtà effettiva, su una realtà puramente virtuale alla quale Dio gratuitamente, con un atto di amore, ecco il bacio, con un atto di amore assolutamente gratuito, che poi, come dire, culmina nell'incarnazione del Verbo, nella morte e resurrezione di Gesù, trova il suo compimento più sublime e perfetto. Ecco, spero di avervi in questo pochissimo tempo dato una sia pur vaga idea di quelle che sono, a mio modestissimo parere, ci vorrebbe più tempo per discuterne, le luci e le ombre, ma qui abbiamo deciso in questa galleria di non selezionare soltanto quelli che a nostro giudizio sono assolutamente perfetti, ineccepibili, sennò avremmo dovuto fermarci con quei quattro: Garrigou Lagrange, Etienne Gilson, Cornelio Fabbro, Antonio Olivi. Abbiamo deciso, come con gli scrittori, di inserire anche quei filosofi cristiani, purché di orientamento tradizionale, purché assolutamente non modernisti, nei quali ci siano comunque elementi e spunti propositivi, elementi di verità, elementi che aiutino a fare un po' di chiarezza, un po' di ordine, e qui mi pare che ce ne abbiamo trovato più di uno, in questo momento di grandissima confusione. In questo momento le anime sono confuse, hanno fame e sete di verità. Se noi possiamo trovare un po' di verità anche in un autore che per certi altri aspetti, che noi magari mettiamo in evidenza proprio per non lavarci le mani davanti alle nostre responsabilità, se noi siamo in grado di dare questo poco, di fare questo poco di bene alle anime, ebbene, allora siamo riusciti a fare quello che desideravamo fare con l'aiuto e la grazia del Signore. Ne approfitto per ringraziarvi di tutte le mail che ricevo, molto gentili, gli auguri che mi fate per la mia salute. Io non so cosa dirvi, sono sempre in attesa, no? Hanno rimandato ormai di quasi un mese questo benedetto intervento,
Per cui, nonostante i non pochi disturbi che mi affliggono, io vado avanti e finché posso cerco di rendermi utile, finché ho la sensazione, e fino adesso voi me l'avete data, che qualcosa di utile, bene o male, per carità, pur con tutti i limiti, sto facendo insieme all'amico Corrado Ruini, io vado avanti. Anzi, avevo un'idea ancora più ambiziosa, ne volevo parlare con Corrado. Quando avremo finito, finito si fa per dire, filosofi, storici, biblisti, sarebbe meraviglioso poter allargare ancora di più il discorso. Esempio, l'arte. No? Far vedere come l'arte brutta allontana da Dio, mentre l'arte bella avvicina da Dio e ha direttamente o indirettamente un'ispirazione religiosa. Questo però anche tecnicamente richiederebbe, no, la soluzione di certi problemi di cui dobbiamo. Ma quello che voglio farvi capire è che il discorso che stiamo facendo è a 360 gradi. Per quello siamo passato dagli scrittori, dai poeti, ai filosofi, poi parleremo anche dei demonologi, degli esorcisti, dei biblisti, degli storici, perché è un discorso degli scienziati, perché no? Antonino Zichichi oppure Enrico Medi. Perché no? È un discorso che abbraccia tutto, gli artisti, cioè noi vogliamo indicare la via del bene e del vero, che vanno insieme, il bene e il vero, e come dire, mettere in guardia contro la via del male e della menzogna. Tutto qui. Sì, esatto, Francesco, io concordo in pieno, anche perché sono tutte cose strettamente collegate e intrecciate che hanno modificato e tolto il cristianesimo, e tolto la retta filosofia, e tolta la ragione e la fede, per tornare al nostro nome, Fides et Ratio, dalla vita delle persone negli ultimi 50, 60, 70 anni. Quindi l'opera culturale che stiamo facendo noi va proprio in questa direzione e pertanto occorre considerare tutto, anche. E te ne aggiungo un'altra, Francesco, l'influenza del cinema e della comunicazione che ha avuto specialmente negli ultimi 30 anni. Sono stati veicolati messaggi falsi, brutti, anticattolici, antiumani, anti tutto. E specialmente negli ultimi anni c'è un'accelerazione spaventosa, soprattutto nel brutto, nella brutta musica. Guarda, tu non hai idea di quella della musica che ascoltano gli adolescenti oggi. A parte che è una musica con E i forti fumetti, connotazioni sataniche e i fumetti. pieni di violenza, di mostri, di vampiri, di pornografia, orribili, semplicemente orribili. Pensare che un adolescente sta ore e ore a guardare quelle figure, si immerge in quelle storie, è tristissimo. E poi non ci si deve meravigliare, di certi stili di vita sbagliati, perché tutte queste cose messe insieme anche ad altre, per esempio i rapporti sessuali magari promiscui, precoci, per esempio l'abitudine al bere alcolici fin da giovani, no? Ormai nelle grandi città europee il sabato sera è un bivacco di quindicenni ubriachi stramazzati sulle panchine delle metropolitane, se questo è un segno di civiltà, per fare un esempio, no? Oppure l'uso ormai spudorato delle droghe, degli anabolizzanti nello sport. Praticamente settori sani, dove è ancora possibile fare una vita sana, sono diventati rarissimi e noi vogliamo lavorare su quello, vogliamo riscoprirli uno ad uno e accendere una fiammella, una lampadina, come una costa buia, dove tutti i fari si sono spenti, le navi vanno a naufragare nelle notti scure e tempestose, noi vogliamo riaccendere questi fari uno ad uno, in modo da indicare la strada ai naviganti. E con l'aiuto di Dio sono sicuro che qualcosa possiamo fare, non per merito nostro, ma per grazia di Dio. Benissimo, con questa chiusura ringraziamo tutti chi ci ha ascoltato, ringraziamo te Francesco e ci diamo appuntamento alla prossima volta. Grazie ancora e buon proseguimento. Arrivederci.